Mancano 20 giorni al saldo dell'IMU, un'imposta che tra l'incremento automatico del moltiplicatore della rendita catastale e l'aumento dell'aliquota media si annuncia come un ulteriore macigno per le imprese. A lanciare l'allarme è Confindustria Padova, che ha applicato alla rendita catastale i nuovi moltiplicatori, ricavando l'imponibile IMU. I conti fatti si basano sull'aliquota media, pari allo 0,84%, risultato dalla rilevazione su un campione di 25 comuni padovani, che prima del termine fissato per il 30 novembre hanno già stabilito l'aliquota sui fabbricati produttivi. Dati alla mano, ne esce che la seconda rata dell'IMU peserà sui bilanci delle imprese, già fortemente danneggiati dalla crisi, in media dell'11% in più rispetto all'anno precedente, percentuale che sale all'82% in più se comparata con quella della vecchia ICI del 2011. Si stima infatti che il gettito IMU proveniente dai capannoni sarà di quasi 66 milioni di euro, mentre il gettito per le pensioni e gli alberghi supererà gli 8 milioni. Per le imprese padovane l'esborso sarà maggiore rispetto all'anno precedente di oltre 7 milioni e di addirittura 34 milioni rispetto all'ICI. Una stangata quindi che mette ancor più a rischio l'eventuale ripresa, nonostante il maxiemendamento del governo abbia previsto una deducibilità sui capannoni e che spinge Confindustria ad appellarsi alla responsabilità dei sindaci al fine di scongiurare ulteriori rialzi.